E salve a tutti, benvenuti qua, siamo su Democracy 4, altro gioco che adesso inizierò a portare. E vi dico già che ci eravamo lasciati con la Svizzera, io non ricordo nulla, non ho aperto il gioco finora, ora farò clic e torneremo a dove eravamo rimasti, ma io non mi ricordo niente di dove eravamo rimasti con la Svizzera, ok? E vedendo la situazione non direi bene. Allora, i sondaggi siamo di merda, proprio bassi, 4%, eravamo arrivati... Minchia. Non ci vogliono molto, ma qui in Svizzera vedo. Poi abbiamo il crimine che sta un po' calando, meno male, la disoccupazione è sempre alta. Spari accidentali, ecco, giusto per migliorare un po' le cose. Notizie, dopo 25, cos'è sta roba? Che politica è? Limite emissioni alle automobili? Ah beh, certo, lo andiamo a fare assolutamente. Al massimo. Così almeno... Aspetta, non l'ha fatto. Ok, rapporto sul budget, come stiamo messi? Entrate, uscite, vedete, le entrate sono un po' aumentate, quindi basta poi diminuire un po' le spese, va bene così. Allora, abbiamo parecchi problemi, ce n'è tanti di problemi, in particolare abbiamo poteri di emergenza. Ah, perché c'è questa guerra di classe. Un po' di problemi, comportamento antisociale si sta calando bene. Crimine si dà un piccolo segno di calo. Gioco d'azzardo si può abbassare. Puntate illimitate. Lo so che non piacerà molto ai liberali, però. Addirittura, anzi, eliminiamo proprio la politica, leviamo il gioco d'azzardo, vaffanculo. Così me lo... Crimine su internet è un po' altino, eh? Ma speriamo che con il tempo si possa abbassare. Consumo di alcol, beh... Abuso addirittura. Non è che si può un po' abbassare? Ah, questa è proprio per la cultura svizzera, ok, d'accordo. Ah no, la cultura svizzera abbassa già il consumo di alcol, eppure se lo stanno consumando comunque, bene. Consumo legale di droga, va bene, se è legale, non è problema. Tassa sugli alcolici al 24%. Se ve la mettessi... Al 32. Minchia, abbiamo già finito. Scusa, abbiamo già finito i punti. Bene, allora, aspetta che mi ero dimenticato come al solito di far partire il timer per il video per farlo durare comunque più o meno sempre un giusto tempo. Cos'è, comunismo? No, guerra di classe. C'è la faccia e martello, cioè, cazzo. Economia non competitiva, addirittura. La Svizzera. Carenza di competenze. La Svizzera. Promozione scolastica così bassa, ma è altissima. È abbastanza alta. Scuole statali, che sono abbastanza alte. Spendiamo un botto per le scuole statali. Che volete di più? Cosa possiamo fare per tutti? Quali sono le norme? Beh, sicuro abbassare il crimine, i vari crimini. E quello che invece si può aumentare è il... Telefonate autorizzate elettorali. Vabbè, con questi 4 punti, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa per la campagna elettorale. Allora, a parte che il partito qui, dei democratici egualitari è un po'... Troppo buono, troppo forte. Allora, sai che ci atteniamoci di questi 4 punti e andiamo avanti. Vediamo un pochino come procedere.
Eccoci qui. Oh, abbiamo tolto i gruppi di vigilantes, il che è ottimo, quindi la criminalità finalmente non è più in rosso. Cioè, è comunque altissima perché andrebbe scesa almeno fin qua. Adozione ai single. I single attualmente hanno difficoltà ad adottare un bambino nel nostro paese. In passato era difficile per genitori single e oggi è più facile per loro avere un figlio e una carriera allo stesso tempo, quindi per coloro che vogliono un bambino, ma non riescono a trovare o non vogliono un partner, l'adozione dovrebbe essere più facile. Vivere così. I single meritano degli stessi diritti delle coppie nell'adottare assolutamente sì. Vaffanculo i conservatori. Oh, un nuovo grande donatore. Fai un po' vedere chi è. Chi è? Tu. Grazie, amico. Bene. Cos'è questa? Leader carismatico. Siamo un po' scesi, eh? Cos'è la situazione di niente? Cyberbullismo. Merda. Ai sondaggi siamo sempre un po' gneh, e al deficit. Il deficit non si viene, le entrate sono ulteriormente aumentate, le uscite sono leggermente calate, e quindi forse, sapete che vi dico? Riusciamo addirittura ad andare in buono, non in deficit. Cosa abbiamo? Pura obesità. Come facciamo ad abbassare l'obesità? Pensiero alle biciclette, beh sì, questo direi che si può fare assolutamente, migliora la salute, vi fa bene, seguite i vostri amici dei Paesi Bassi, vedrete che andrà tutto bene. Voi liberali, cosa volete? Carte d'identità non vi piacciono? Beh, minchia, manco è obbligatoria, è soltanto molto diffusa, infatti non è il massimo, sarebbe buono fare così. Almeno obbligatoria la carta d'identità? Sì, minchia, quanto cazzo costa? Poi tranquilli, vi do felicità da qualche altra parte. Ad esempio, legge sull'aborto, non posso modificarla. La legge di discriminazione da voi è già ben portata avanti, buono. Diritto alla privacy, beh, direi che questo. Voilà. Ottimo. E anche il diritto di morte voi già ce l'avete, infatti molti italiani vanno in Svizzera giustamente a fare. Sussidi per la ricerca robotica? Spendiamo già 300 milioni. 400 milioni, scusate. Lasciamolo così, va. Legge sulla sicurezza sul lavoro, sì, questa la aumentiamo ulteriormente proprio al massimo. E andiamo così. Proseguiamo, poi controlliamo bene anche la cosa della sicurezza. Bene, il crimine, cioè, i poteri di emergenza infatti ci sono stati tolti, il PIL è in salita, la disoccupazione è così. Videogioco di successo, buono, aumenta il PIL, fa la vostra scorza che saluto sempre buona. Fulcro della campagna, di già. Beh, direi che la salute è la cosa migliore, quindi eventualmente scegliamo la salute. Ai sondaggi siamo aumentati, buono. Ma perché dura troppo poco il mandato in... Durata mandato... Quanto cavolo dura? Solo 3 anni, ecco, infatti. Non possiamo aumentarlo? Quanto costa? 35. E quanti turni mancherebbero? 4 turni. Se ne saltassi uno per ottenere abbastanza punti per aumentare la durata del mandato, perché solo 4 turni la vedo dura riuscire a fare. Ci giochiamo un turno per guadagnarne 3. No, 4. Quindi molto buono. Come sapete che ce ne andiamo avanti, lasciamo così. Sperando di arrivare a 35 punti, anche se ne dubito. Oh, guerra di classe anche è stata abolita. Buono, il crimine è sempre in 900. Discriminazione positiva. Eh?
sono richieste per una legge che stabilisca espressamente le quote per l'assunzione di minoranze etniche e di altre minoranze da parte di grandi società e istituzioni governative. Ciò farebbe pressione sulle aziende affinché diano una priorità più alta ad alcuni candidati rispetto ad altri sulla base della loro razza o sesso età. Questa legge è profondamente viziata. Ha senso combattere la discriminazione ricorrendo alla discriminazione. Esatto, io sono d'accordo con questo. Mi spiace per... ha fatto male? Probabilmente sì, molto male, ma vaffanculo. Comizi elettorali, dimmi che ci sono i liberali da qualche parte, i liberali contro i conservatori, vai. Poi... sono più socialisti che capitalisti, qua, quindi assolutamente loro. Lavoratori autonomi, sindacalisti, dipendenti statali, lavoratori autonomi, vai, massacriamo i lavoratori autonomi, facciamo tutto sui dipendenti statali. Lo so che avendo usato 9 punti qui ho sbagliato per quello che avrei voluto fare, però vabbè. Non sto leggermente bene, io non sentivo l'audio. Che stupido, non avevo messo il volume del gioco nelle mie cuffie. Voi lo sentivate, credo, perché comunque su OBS dovrei averlo messo. Ma dai, direi che è andato più o meno bene. Siamo a 26. Saltiamo un altro turno e adesso aumentiamo il mandato. Ottimo, anche la rapina malarmata l'abbiamo tolta. Nei sondaggi siamo sempre lì. Oh, chiudo una distilleria. I comizi li lasciamo un attimo in pace. Siamo a 36, quindi al pelo. Vai a portarmi a 4 questo, così almeno. Opla. E adesso così abbiamo altri 6 turni, vedi? Ora con un solo punto non è che possiamo fare molto. Cosa possiamo fare? Niente. Nulla, magari modificare leggermente qualche legge che ci abbiamo. Dipartimento frodi fiscali. Ci fa guadagnare qualcosina. Lasciamolo in pace. Qua piuttosto, sovvenzioni per l'energia pulita, magari, eh? Spendiamoli questi 600 milioni per l'energia pulita, va? Qui stiamo crescendo, il che è ottimo. Qui come stiamo messi? Servizio sanitario statale. Spendiamo un sacco per la sanità, per questo anche. Come stiamo messi? Le entrate aumentano sempre di più e diminuiscono le spese. Le entrate sono tasse sul reddito. Quanto è? 45% la Madonna. Tasse sul carbone. È altina, la tassa sul carbone. Invece l'importo sui salari, l'imposta sui salari è bassissima. Motivo per cui si potrebbe pensare di alzarla leggermente. O, in realtà forse più l'imposta sulla società, il 18% è bassa, la metterei almeno al 22%. L'imposta sulle vendite, questa sarebbe tipo la nostra IVA. Qui ce l'hanno all'8, noi ce l'abbiamo al 10, quindi... Beh, in realtà non ce l'abbiamo al 22. Al 10 è soltanto sulle alimentari. Potremmo aumentargli almeno al 12, e la patrimoniale anche, vaffanculo, questi sono ricchi sfondati, la patrimoniale ce l'hanno all'11%, brutti stronzi, almeno al 20 ve la metto, cavolo. Come vi permettete? È patrimoniale, almeno quello, visto che sono ricchissimi gli svizzeri. Nuovo grande buono. E se la dare a sospetto terrorista? Un paese del Medio Oriente con il quale non abbiamo un trattato formale di estradizione ha chiesto di estradare un immigrato che vive qui per far fronte alle accuse di terrorismo. Lo accusano di avere responsabilità di...
Non avevo capitale, ma l'unica prova che hanno di ciò sono le confessioni di altri sospettati terroristici che potrebbero aver confessato sotto costrizione. Lo teniamo qua. Noi ci stiamo bene, situazione imminente, burocrazia. Un altro grande donatore, buono. Questo mal ci stiamo andando molto bene. Devo dire che stiamo messi bene. Allora, miei cari liberali, cosa volete? Ma qualche piccola legge che magari è inutile la possiamo togliere? Tipo divieto di shopping domenicale. Che cazzo vi serve? Cos'è? Mostra il capitale politico attuale e la quantità necessaria per aumentare il livello di questa. Ah, ok. Scusa, eh. Non piace ai liberali, piace ai religiosi, ma leva sta robaccia. Diminuiamo un po' la burocrazia, che almeno. Che poi quello che volevo. Ahia, il deficit è aumentato parecchio. Più che andare ad abbassare le spese, aumentare le entrate. Come vi ho detto, su quello che volevo fare. Quindi tassa patrimoniale, gliela mettiamo. Sono bravo e la metto al 18 e non al 22. E l'imposta sulle vendite dall'8 al 12. Possiamo mettere anche al 4. Voilà. Perfetto, con quest'ultimo punto cosa possiamo fare? C'è qualche piccola manovra che possiamo cambiare? Iniziativa per il telelavoro? Costa un po', però comunque migliora i pendolari, abbassa il numero di pendolari, meno utilizzo dell'auto, piace ai genitori, piace ai sindacalisti, aumenta la produttività e industria. Vabbè, sono un po' buggato. Perché lo da zero? Un po' buggatino ogni tanto il gioco. Ok, andiamo avanti ancora di un turno. Tanto quanto manca alla fine del video. Sì, dai, mancano ancora 5 turni. Sapete che vi dico? Vorrei aumentare ulteriormente il mandato. Quindi forse questo turno lo saltiamo, così arriviamo ad abbastanza capitale politico per poter aumentare 5 anni il mandato. Spari a scuola. Oh merda. Non siamo in America, perché pure qua, cazzo. Titolo notizie. Il generale in pensione Joachim Fischer ci parla stasera dello stato scioccante delle nostre forze armate. Il livello del nostro military spending è così pietoso che le nostre forze armate sono completamente incapaci di allestire le difese. Solo cerimonie. Ve lo alzo un po'? Più che altro mi abbassa i disoccupati, quindi potrebbe essere buono soltanto per questo, perché mi abbassa i disoccupati. Solo che spendere 1 miliardo per ste stronzate, no, no, no. E va, fa culo. Come sta andando il nostro partito? Inizia a ingranare un po' adesso. Più che altro sono scesi molto quelli dell'altro partito. Metto l'ora di votare, ecco, volevo mettere dei limiti di donazione ai partiti. Ecco, perfetto. E quanto abbiamo ancora di cosa? 6. Andiamo avanti. Voglio aumentare a 5 anni il mandato, quindi devo per forza andare avanti e ancora mi sa un altro turno. Senza fare praticamente nulla. Ottimo, abbiamo tolto l'abuso di alcol. Accordo commerciale. Un gruppo di paesi occidentali
ha avviato un'iniziativa per istituire un nuovo accordo commerciale che regola tariffe, quote e altre restrizioni commerciali. Questo accordo dovrebbe aiutare a impedire che i paesi emergenti raggiungano e garantiscano il dominio economico mondiale a scapito dell'uguaglianza globale. Non lo firmiamo allora, vaffanculo. Se mina l'uguaglianza te lo pigli nel culo. Allora, come stiamo andando qui? Siamo migliorati ulteriormente. Non andiamo avanti con spendere cose. Ma aspetta, beh, in realtà, scusa, mi costa altri 35. Quindi forse qualcosina di proprio piccolo, piccolo, piccolo possiamo spendere. Ad esempio qui, con le tasse, possiamo aumentare. Come siamo come deficit? Ah no, siamo in eccedenza. Qual è deficit? Minchia. Possiamo allora forse anche addirittura permetterci di spendere qualcosa per magari la scienza o il nucleare. Scusa. Non armi, fissione, ecco. C'è? Sì. Fissione nucleare. Spendiamoli questi 600. Per la fissione nucleare, vai. Forse dovevamo farlo meno. Va bene. Ok. Ops, non avevo visto che spendeva così tanto. Va bene. Comunque, questo episodio finisce qui. Io ora vado avanti e lo continuiamo nel prossimo, dove finiremo chiaramente la nostra anche esperienza in Svizzera. Quindi io vi auguro una buona giornata e non mi resta che dire a tutti voi che ci si vede domani con un altro video. Ciao a tutti!